Sheena Axelrod con il progetto Teach for Food, quindi insegniamo per il cibo. Sono Sheena Axelrod, Avery Fox e io rappresentiamo gli Stati Uniti dall'Università dell'Illinois. Io sono laureanda in studi sociali, abbiamo cominciato a parlare e a apprendere molto sui problemi della nutrizione dal punto di vista sociale e ci siamo veramente appassionati a questi problemi. Ogni volta che si va a un mercato si acquista il cibo che si vuole e senza neanche pensarci due volte a volte. E ora pensate di dover programmare tutte le vostre spese attorno al cibo di cui avete bisogno. La famiglia nigeriana media spende il 52% del suo reddito in cibo, mentre quella italiana ha una media del 70% e quella americana ancora di più. I nigeriani non possono certamente dover contare così tanto o spendere così tanto per il cibo. Un altro problema della Nigeria è la carenza di istruzione, perché ben pochi vanno alla scuola superiore e ancora meno sono femmine. È per quello che abbiamo deciso di creare il nostro progetto Teach for Food. Vogliamo infatti cercare di colpire questi problemi della carenza di istruzione, della carenza di cibo insieme. 72 milioni di bambini nel mondo in via di sviluppo non sono iscritti alla scuola primaria, il 57% di questi sono femmine. Troppi bambini nel mondo in via di sviluppo sono anche sotto istruiti ed ecco perché abbiamo deciso di lanciare questo progetto che servirà sia all'istruzione che dal punto di vista agricola. Bill Gates ha detto che la sostenibilità dell'ambiente sarà certamente sulle spalle degli agricoltori e c'è bisogno perciò di avere un tipo di agricoltura sempre più sostenibile e sempre più economicamente possibile. Sono stati creati degli orti comunitari di piccola scala nel mondo in via di sviluppo e noi abbiamo voluto farlo in Nigeria. E infatti si è creato una specie di piccolo appezzamento di terreno nelle vicinanze delle scuole per mandarci i bambini che vanno appunto a scuola, quindi un pezzo di terra per un figlio maschio mandato a scuola e due per una figlia femmina, più tutti gli strumenti che servono per coltivare e rendere la terra fonte di cibo per tutta la famiglia. Infatti la famiglia potrà portarselo a casa una volta coltivato su questi appezzamenti di terreno e quello che ne guadagnerà potrà essere poi speso da sua parte sul mercato. La parte di Africa in cui si trova la Nigeria ha una parte abbastanza importante di terra che è arabile, quindi che può sostenere la crescita di coltivazioni. La Nigeria ha anche molte altre risorse naturali che possono essere utilizzate, per esempio il suolo e l'acqua, e questo servirà anche naturalmente a migliorare la crescita dei raccolti in queste zone. Poi c'è anche una parte che però non è utilizzata, anche se sarebbe arabile, vorremmo utilizzarla appunto in maniera utile. C'è soprattutto miglio, sorgo, okra, cassava e moringa in queste zone e sono in buona parte anche fonti di carboidrati. La moringa può essere utilizzata anche per i bambini e l'okra è un vegetale che può essere bollito per farne zuppe, minestre, eccetera. Abbiamo anche portato dei professionisti dal punto di vista nutrizionale e agronomi e altro per aiutare la popolazione locale a capire che cosa coltivare meglio. I nutrizionisti sicuramente aiuteranno le comunità locali a rimanere sane dal punto di vista dell'alimentazione, mentre gli agrimensori, gli agronomi aiuteranno la comunità a capire che cosa è meglio coltivare. E abbiamo anche cercato di fare un breakdown monetario, 2.000 euro appunto per le forniture, come i semi, le risorse idriche, gli strumenti, 6.000 euro per gli specialisti e il loro aiuto, come abbiamo detto, nutrizionisti, agronomi, eccetera, e 2.000 euro per l'acquisto dell'appezzamento di terra.
I benefici del nostro programma sono innegabili. Ci sarebbe sicuramente una maggiore partecipazione alla vita scolastica, portando a un livello di alfabetizzazione maggiore, poi un migliore uso della terra e una produzione di coltivazioni accresciuta, e inoltre anche una sostenibilità per le generazioni future grazie all'istruzione. Quindi ci sono troppi problemi che derivano proprio nel mondo in via di sviluppo dalla mancanza di istruzione e di un'agricoltura ben sviluppata. Quindi l'istruzione non è soltanto un diritto, ma anche un passaporto per lo sviluppo umano, e serve anche per portare avanti la pace e anche la crescita economica, come pure per migliorare la salute e ridurre la povertà. Grazie. Thank you.